Seconda vittoria interna per il Bologna di Olivieri, che domina il match con il Piacenza nonostante grave errore iniziale. Quinto minuto, corner di Patrascu. La difesa rossoblu non entusiasma, di testa insacca un difensore, Gennaro Sardo, Piacenza in vantaggio. Il Bologna accusa il colpo, lunghi minuti di confusione. Poi la squadra di Olivieri sale in cattedra. 25esimo, Cristian Amoroso recupera pallone prezioso e prova a concludere. Bellucci in questo inizio di stagione è sempre al posto giusto, quarto gol per l'attaccante. Prima del riposo, tre occasioni ancora colorate di rossoblu e sempre Bellucci protagonista. Il Piacenza resta in piedi in qualche modo, ma con l'aiuto della buona sorte. In apertura di ripresa ci sarebbe rigore netto per il Bologna. Pecchia, appena entrato, stirato da Moscardi. Il signor Palanca, a sorpresa, non se la sente. Quindicesimo, altro rigore netto, questa volta per il Piacenza. Campagnaro tirato giù da Torrisi. Palanca insiste, non ho visto niente. Nei primi 20 minuti Renzo Olivieri rivoluziona l'asse anteriore dopo l'ingresso di Pecchia, dentro anche Smith e finalmente Cipriani, attaccante su cui il Bologna confida moltissimo. I rossoblù continuano a premere con lucidità e passano meritatamente al 36esimo. Invito di Leo Colucci, il piede preferito di Cristian Amoroso sarebbe il sinistro, ma si può fare un'eccezione. Partita decisa dal migliore in campo, Piacenza con troppi assenti, Bologna anche divertente.